L'isola dei famosi, seconda puntata. Le forti accuse di Floriana. In questa seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Floriana Secondi si è dimostrata già una grande protagonista del reality show. Lei ha detto di essere sempre molto sincera e in questi primi giorni sull'isola di certo non le ha mandate a dire, prendendosela pure con il suo compagno di coppia, Antonio Zechila. Ma Zechila non è l'unico a doversi sorbire le accuse di Floriana, perché la Secondi ha pure litigato con Nicolas Vaporidis. In questi ultimi giorni, infatti, i due hanno litigato perché lei è convinta che lui sia un privilegiato, ma Nicolas non la pensa affatto così e ha accusato Floriana di essere un'esaltata che però fa la vittima. In puntata con Ilary Blasi si è affrontato l'argomento e Floriana ha spiegato che quando erano in hotel prima di arrivare sull'isola nessuno aveva nulla, mentre Nicolas aveva un telefono e ci parlava per tutto il giorno. Inoltre la Secondi ha detto che la produzione aveva concesso un oggetto personale da poter portare sull'isola. Lei aveva scelto un rasoio, ma non le è stato concesso di portarlo. Nicolas invece ha un rasoio elettrico per i capelli e per la barba. Ovviamente poi sono arrivate le spiegazioni da parte di Nicolas e della stessa Ilary Blasi. Ilary Blasi è intervenuta affermando che non esiste nessun privilegiato, ma il rasoio in questione sarebbe per delle questioni di mediche specifiche. Anche Nicolas ha provato a dare delle spiegazioni, dicendo che comunque non ama questa tipologia di dibattiti, anche perché lui non ha assolutamente nulla contro Floriana. L'attore ha spiegato che la Secondi non fa altro che lamentarsi e a questo punto lui vorrebbe fare persino un passo indietro se la cosa andrà avanti in questo modo. Nicolas ha poi detto di non aver avuto un telefono in hotel, ma semplicemente stava facendo delle prove per poter mettere in atto una radio sull'isola insieme ai suoi colleghi. L'attore ha spiegato che aveva scritto le frasi da dire e che quindi le leggeva ad alta voce. A questo punto Vaporidis ha persino detto che se la produzione dovesse trovare un cellulare tra le sue cose, lui è disposto a lasciare l'isola e andare via. Ma se questo telefono non dovesse venire fuori, l'uomo vuole che sia proprio Floriana ad andarsene, dopo le pesanti accuse. Insomma, Nicolas è persino disposto a fare questa forte scommessa. Se il cellulare dovesse realmente apparire tra le cose di Vaporidis, l'attore dovrebbe pagare una penale. Lui stesso ha spiegato che in quel caso pagherebbe anche il doppio della cifra indicata sulla penale. Con tutta probabilità verrà fatta chiarezza sulla questione e la produzione farà tutto quello che deve, anche perché il pubblico adesso è curioso di sapere se Nicolas è davvero un privilegiato come dice Floriana o se lei sta mentendo e lo sta accusando ingiustamente. Che cosa ne pensate delle accuse di Floriana Secondi a Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!